Creare una newsletter in 10 minuti con Substack. Vediamo come usare uno degli strumenti ormai più noti e più utilizzati nel mondo dell'email marketing per andare a creare una newsletter in poco tempo. Trovate peraltro una mia guida completa su Substack che vi linko nelle schede, che non fa mai male per imparare ad utilizzare questo strumento partendo da zero e arrivando fino a 100 e oltre, ma qui non abbiamo tempo e allora andiamo su Substack. Substack.com è il sito, facciamo anche partire il consueto timer dei 10 minuti e ci registriamo. Come ci registriamo? Con una mail, molto semplicemente. Io ho una mail temporanea e allora faccio clic su Start Writing per iniziare a connettere il mio account, a registrarmi. Vado ad incollare il mio indirizzo. Devo chiaramente confermare i termini di servizio. Andiamo ad inserire il nome. Attenzione, questo non è il titolo della newsletter, ma è il nome del nostro account e la descrizione del nostro account. Per esempio, faccio tutorial come se non ci fosse un domani. Ok, non ci fosse un domani. Ovviamente qui scrivete qualche descrizione più interessante. E poi facciamo clic su continue per andare a tutti gli effetti a continuare. A questo punto ecco qui che ci chiederà di creare il nome della nostra newsletter, quindi nome, ipotizziamo newsletter di prova. Di cosa farla? Parliamo di cose molto interessanti, molto bene. URL matteoterizza.substack.com è libero, vedete che c'è il segno di spunta. Ipotizziamo tutorial express, vediamo se è libero, vedete che è libero. Per esempio, se vado a mettere Tutorial Express YT, dovrebbe essere occupato. Vediamo se è vero. No, qui continua a dirmi che è libero. Vediamo un po'. È strano perché Tutorial Express YT è il link che ho io per la mia vecchia newsletter. Vabbè, lasciamo stare. Facciamo, non lo so, topolino.substack.com e vedete che è libero. Vedete che c'è il segno di spunta. Facciamo clic sul tasto Continue. Andiamo a completare il captcha per dirgli che non siamo dei robot. Ci chiederà di scegliere tutte le immagini raffiguranti una determinata cosa, in questo caso raffiguranti le auto, direi che così ci siamo. E allora facciamo clic su continue. Ora possiamo andare eventualmente ad importare già la nostra mailing list, quindi se abbiamo già dei contatti magari da MailChimp, faccio un'ipotesi, ecco che in questa maniera possiamo importarli all'interno di Substack. Nel mio caso farò clic su skip per saltare questo passaggio e per andare avanti. A questo punto andiamo ad inserire eventualmente degli iscritti manualmente inserendo i loro indirizzi email, non facciamolo in questo caso, e facciamo clic sul tasto skip. A questo punto cosa ci dirà? Ci dirà che siamo pronti per lanciare a tutti gli effetti la nostra newsletter. Let's do this, facciamolo, ci clicchiamo sopra. A questo punto ci chiederà di fare una serie di cose che noi ora per brevità non faremo. In particolare ci dirà: connetti il tuo account Twitter, condividi il tuo link di Substack e scrivi il tuo primo post. Molto bene, queste sono le classiche cose che bisogna fare con una newsletter, insomma. Ora quello che faccio io di solito è andare a controllare se nella mail mi è arrivata qualche mail da parte di Substack. In questo caso non è arrivata, in certi casi potrebbe chiedervi di confermare l'indirizzo, quindi se ve lo chiede andate a cliccare sul link, molto semplicemente. E a questo punto quello che faccio solitamente è andare a togliere la parte finale dell'URL, del link, fino a lasciare soltanto topolino.substack.com e dando invio, se tutto è andato per il meglio, ci ritroveremo nella nostra newsletter. Eccolo qui. In questo caso ci riporta automaticamente nella pagina Coming Soon, in cui ci dice questa è la newsletter di prova, qui mette il titolo della nostra pubblicazione, della nostra newsletter, e dice una newsletter che parla di cose molto interessanti, ok, eventualmente ci si può iscrivere. Ora quello che facciamo noi è accedere alla dashboard, quindi clicchiamo su questo tasto in alto. A questo punto siamo pronti. Cos'è questa cosa? Abbiamo corretto un bug. Ok, in questo caso ci dice che è stato corretto un bug per cui le email venivano contate due volte. Le email aperte venivano contate due volte all'interno di Total Views. Non sarà un problema. E allora che cosa facciamo a questo punto? Beh, creiamo un post. Facciamo clic sul tasto New Post per inviare a tutti gli effetti una mail. Andiamo ad inserire un titolo. Ipotizziamo prima pubblicazione della newsletter. Andiamo poi ad inserire un sottotitolo della newsletter. Non sono per niente veloce a scrivere.
inseriamo un sottotitolo, per esempio lo sto facendo durante un video, e poi andiamo a tutti gli effetti ad inserire il contenuto. Quindi potremmo dire: ciao, sono Matteo e questa è la mia prima newsletter, cercando anche di scrivere correttamente senza errori di battitura. Questa è la mia prima newsletter, punto. Eventualmente posso andare a scegliere che tipo di titolo o di testo fare. Ipotizziamo Heading 1 e scriviamo titolo grosso. Ritorniamo a questo punto al testo normale, eccolo qui, normal, ce l'ha già selezionato. Andiamo a scrivere, non lo so, questo è un testo. Vi faccio vedere molto rapidamente, prima che il tempo scada, cosa possiamo andare ad inserire. Possiamo rendere un testo grassetto, un testo corsivo, un testo barrato, o possiamo inserire un codice. Guardate, facciamo così, codice, e ora ce lo va a formattare in questa maniera, molto stile codice. Vedete che è un pochino più larga e un pochino più cicciotto, insomma più grosso il carattere. Possiamo valutare di inserire un link, selezioniamo e clicchiamo su questo pulsante, oppure CTRL K sulla tastiera e andiamo ad inserire un link. Ipotizziamo il mio sito https://trizza.ml link, e abbiamo creato un link ipertestuale. Ipotizziamo poi di inserire anche un'immagine, ci clicchiamo sopra, andiamo a scegliere quale immagine prendere, media, vediamo YouTube, che cosa ho qui, eccolo qui, il banner del mio canale, vedete, l'ho caricato e ora a tutti gli effetti abbiamo anche la nostra immagine. Ipotizziamo poi anche di inserire, l'immagine l'abbiamo già fatta, una citazione, quella che in inglese si chiama quote. Andiamo, facciamo così, perfetto, scriviamo delle cose, andiamo a capo e ci mettiamo la citazione, in questa maniera. Andiamo ad inserire una citazione. Questa è una citazione. Cit. Molto bene. Una citazione. Aspettate che... Ok, vabbè, facciamo finta di aver scritto correttamente. Poi cos'altro possiamo fare? Possiamo andare a creare un elenco puntato o un elenco numerato, perché in questo momento non possiamo crearne perché siamo all'interno della citazione. Usciamo dal blocco citazione con un doppio invio e a questo punto potremmo creare un elenco puntato, non lo so, punto 1, punto 2, o anche un elenco numerato. Vi faccio notare che possiamo creare un elenco puntato con il trattino e dando lo spazio, e un elenco numerato con 1, punto e dando lo spazio, non lo so, numero 1, numero 2. In questo caso abbiamo un elenco puntato. Poi che cos'altro possiamo fare? Abbiamo il tasto More per aggiungere un divisore. Vediamo, lo vedete? Eccolo qui, un pochino piccolino, magari non tutti lo notano, ma può essere utile. E poi, note a piedi pagina. Che cosa ci consente di fare? Ci consente di inserire per esempio degli appunti. Quindi qui diciamo che al numero 2 si ricollega la nota 1 e potremmo ipotizzare di scrivere il numero 2 è un numero naturale. Un numero naturale. In questo caso abbiamo aggiunto delle note a piedi pagina, un po' in stile Wikipedia. Usciamo dal blocco delle note a piedi pagina, in questa maniera usciamo anche dall'elenco facendo così. Allora, perché? Ah, devo cliccare qui sopra. Dai. Non riesco a togliere l'elenco, ce ne faremo una ragione. Cos'altro possiamo inserire? Potremmo inserire questo poetry block, che non ho ben capito cosa sia, oppure un code block, quindi un blocco di codice. Eventualmente possiamo anche andare ad inserire dei bottoni, per esempio il bottone iscriviti, il bottone condividi questa newsletter, il bottone lascia un commento, il bottone condividi il post con un sottotitolo, oppure un bottone custom che riporta a un URL qualsiasi. Questo è molto comodo. E poi possiamo andare a giustificare il testo, quindi... No, cos'è questa cosa? Ah no, possiamo indentare, vedete, i vari elementi. Quindi io posso fare un sottoelemento, poi valutare di spostarlo a sinistra oppure indentarlo. Quindi posso fare una specie di lista annidata per chissà cosa vuol dire. In questi ultimi secondi che ci restano vi faccio vedere come pubblicare la nostra pubblicazione. Lo facciamo cliccando prima su Settings e assicurandoci che qui ci vada bene tutto. Scegliamo la copertina del post, impostiamo il link, io di solito imposto 01.
per fare un numero crescente, quindi 01, 02, 03 e avanti così. Possiamo condividere un link segreto, possiamo inviare un'email di test, possiamo eliminare il post. Chiudiamo e andiamo su Publish. A questo punto, anche qui abbiamo altre impostazioni già viste prima, possiamo valutare di schedulare la nostra pubblicazione, la nostra newsletter, affinché venga pubblicata in un secondo momento, ma quello che facciamo noi è cliccare su Send to Everyone Now. E allora, dopo qualche istante, eccolo qui, ci dice che il nostro post è stato pubblicato. Siamo pronti per copiare il link oppure direttamente per copiarlo qui sopra dalla buchetta del browser. E questo è quanto, sfrutto ancora questo tempo che mi resta per dirvi soltanto che eventualmente possiamo anche creare una discussione, che è una specie di post che però supporta i commenti, oppure un episodio, eventualmente anche collegandolo a tutti gli effetti a un podcast, quindi creeremo un podcast legato alla nostra newsletter, trovate tutto nella guida completa. E questo è quanto, spero abbiate apprezzato questo video su Substack per creare una newsletter che sia efficace, che sia bella da vedere, che sia utile, che sia semplice da utilizzare usando questo strumento molto interessante. Se avessi ancora la newsletter ve la linkerei, ma invece vi linko il canale Telegram @tutorialexpress per link, contenuti extra e cose che non trovate qui su YouTube. E poi per tutto il resto, anche un pochino su Instagram, trovate alcune informazioni su di me e sulle varie cose che faccio. In particolare da queste parti ci concentriamo su produttività, marketing e strategia. E a questo punto io non posso fare altro che ringraziarvi, mandarvi un abbraccio e un appuntamento al prossimo tutorial. A presto!